il mondiale del e anche e soprattutto il mondiale del gruppismo, della vittoria della squadra contro l'avversità. Quella del è una competizione sulla carta molto equilibrata. L'Italia in realtà arriva ai mondiali già dilaniata dalle polemiche, ma è qui che si costruisce il successo. Infatti non ha deciso di puntare sulle individualità, ma sul collettivo. L'Italia stupisce tutti e risorge. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Un gruppo diventa una squadra quando sa soffrire insieme, lottare insieme, perdere insieme, combattere e vincere insieme. Il gruppo si vede nella sconfitta e nelle difficoltà, non nella vittoria. Questo rende un gruppo una squadra. Superpowers. Storie di superpoteri che ci circondano.